Il fico d'India è un frutto rappresentato da una grossa bacca ricoperta da una pelle di spine. È un frutto che possiamo considerare non solo così, ma sotto tanti altri aspetti, cosa che io ho imparato a fare in questi anni durante la mia attività di ricerca. E ne ho fatto un ingrediente funzionale che può essere in grado di contrastare, per esempio, impiegato come conservante naturale, l'impiego di nitriti e di nitrati nelle carni. L'ho utilizzato come semilavorato per la strutturazione di altri formulati alimentari. Ne ho utilizzato le bucce per strutturare dei prodotti da forno e dei pani funzionali. Nel mondo sono diffuse più di 180 specie di fichi d'India. Essenzialmente si ritrovano nelle zone aride e semiaride del nostro pianeta. Pensate che un fichi d'India in assenza di acqua può sopravvivere fino a 3 anni. In Sicilia più di 4.000 ettari della superficie sono deputati alla coltivazione del fichi d'India, di cui conosciamo anche diverse aree particolarmente vocate per la qualità del frutto stesso, che essenzialmente distinguiamo in 3 diverse cultivar, differenziando il colore della polpa, quindi conosciamo i fichi d'India a polpa rossa, a polpa gialla o arancione, a polpa bianca. Del fichi d'India però non dobbiamo distinguere soltanto il colore della polpa e quindi la cultivar, ma anche l'epoca di raccolta. Li possiamo raccogliere come fichi d'India di prima fioritura e quindi ritrovare nel periodo che va da luglio ad agosto, e quindi sono conosciuti anche come fichi d'India di prima fioritura o agostani. Possiamo ritrovare dei frutti che si chiamano di seconda fioritura o tardivi, che hanno un periodo di raccolta che si estende da settembre fino a novembre, quindi con un calendario di disponibilità abbastanza ampio. Proprio i frutti di seconda fioritura sono quelli che vengono commercializzati e consumati come prodotto fresco, che tutti quanti apprezziamo per la loro succosità, per la turgidità della polpa, e che, essendo disponibili anche fino un po' all'autunno inoltrato, diventano per noi anche un ricordo della stagione estiva. Però il fichi d'India non è soltanto un fichi d'India da consumarsi come frutto fresco, ma ha diverse qualità importanti che possono essere ritrovate essenzialmente nella sua composizione. Prevalentemente il 50% della composizione del fichi d'India è riscontrabile nella polpa, che presenta diversi nutrienti importanti come un elevato contenuto in carboidrati e in fibre. Contiene anche vitamine importanti per la funzionalità del nostro organismo, contiene anche dei prodotti bioattivi, quindi conosciuti anche come potenti antiossidanti, quali polifenoli, flavonoidi, beta-cianine e beta-xantine. Gli stessi composti però non si trovano soltanto nella polpa, ma li ritroviamo anche nella buccia. Quindi mi sono chiesta, ma dei fichi d'India di prima fioritura, che essenzialmente vengono scartati, essenzialmente sono consumati a livello locale come prodotto estivo, come frutta estiva, associata spesso ad altri frutti che magari vengono anche preferiti nello stesso periodo estivo. Cosa si può fare? Come si può valorizzare questo frutto? La mia prima applicazione consiste nella formulazione che ho chiamato pasta di fico d'India. È una lavorazione molto semplice della polpa che però mi permette di avere un prodotto con elevata conservabilità. Quindi io riesco ad avere la polpa di fico d'India fresca per tutto l'anno, utilizzabile tal quale, oppure per la preparazione di altri alimenti, di altri trasformati. Presenta un elevatissimo contenuto, quindi conserva anche i composti antiossidanti tipici del frutto fresco, e quindi è possibile
applicarlo in diverse formulazioni, ma dalla polpa io posso anche ottenere un estratto che anche questo conserva i composti antiossidanti tipici del frutto e quindi importantissimi per il nostro benessere funzionale, che ho pensato di incapsulare, quindi di creare delle sfere per poter consentire un migliore impiego nella formulazione degli hamburger, che sono un prodotto alimentare altamente deperibile che oggi riusciamo a conservare e a ritrovare per esempio nello scaffale dei nostri supermercati grazie all'impiego di nitriti e di nitrati, che permettono di mantenere il colore rosso vivo delle carni perché sono dei conservanti e allungare quindi la vita del prodotto. Nitriti e nitrati però sono anche imputati oggi come dei potenziali agenti cancerogeni. Quindi è stato per me molto interessante riuscire a testare come invece un estratto naturale ottenuto da un frutto che non è molto utilizzato nelle trasformazioni, è utilizzato solo come frutto fresco, rappresenta per noi anche quasi un frutto di scarto, di seconda scelta, può rappresentare invece un conservante naturale perché oltre ai componenti bioattivi che lo caratterizzano ha anche una spiccata attività antimicrobica, quindi va a contrastare la crescita della popolazione microbica che normalmente si avrebbe in un prodotto fresco come l'hamburger non addizionato di nulla. Altro ingrediente che è possibile ottenere dallo scarto del frutto di prima fioritura e quindi dalle bucce è una farina che è stata utilizzata per lo sviluppo di prodotti da forno. Abbiamo sostituito percentuali diverse di farina nel formulato tradizionale nella ricetta tradizionale per panificazione, andando ad ottimizzare la quantità necessaria per ottenere cosa? Un pane con elevato contenuto in fibre, perché la buccia di figo d'India presenta un importante contenuto in fibre e nel contempo riusciamo a mantenere e a conservare, nonostante la cottura, tutti i principi funzionali e quindi composti antiossidanti già presenti nella buccia di figo d'India. Quindi riusciamo a formulare un alimento che potrebbe essere definito come alimento funzionale utilizzando degli scarti agroindustriali. Tutto questo per dire cosa? Per dire che il fichi d'India e i suoi scarti, come anche altri prodotti, ci aiutano, ci potrebbero aiutare oggi a contrastare quelli che sono i danni sugli alimenti provocati dai cambiamenti climatici, che hanno provocato e hanno abbassato fortemente le rese dei prodotti agricoli e quindi c'è meno cibo per tutti. Non solo c'è meno cibo per tutti, ma sono anche degli alimenti che hanno una minore qualità, cioè i nutrienti importanti per il nostro benessere si ritrovano in quantità minori. Quindi è importante andare a capire oggi come, per esempio, da scarti agroalimentari o prodotti o frutti poco utilizzati per il consumo fresco si possano creare degli alimenti funzionali che ci permettano di agevolare quello che sta succedendo a livello ambientale. Altri esempi che vorrei citare sono per esempio l'impiego delle bucce di pomodoro per la formulazione sempre di prodotti da forno funzionali, nonché di frutti di pomodoro non utilizzati per la trasformazione, da cui possiamo fare per esempio delle chips che possiamo utilizzare per la merenda dei nostri figli. Oppure ancora una fibra insolubile che si può estrarre dal pastaccio di agrumi, che può diventare un ingrediente, un sostituto dei grassi per la formulazione di brioche. Quindi abbiamo da una parte sostituito un ingrediente calorico e che in alcuni casi anche per alcuni regimi alimentari può essere anche dannoso per il benessere dell'organismo, con uno scarto agroalimentare che diventa quindi altrettanto funzionale. Vi racconto infine come ciascuno di noi può fare, così per suo divertimento personale, se particolarmente addetto alla cucina, può preparare delle cotolette con la buccia di figo d'India andando a sostituire semplicemente alla fettina di carne la buccia ottenuta dalla pelatura del prodotto.